Anche a Capo d'Orlando, come in tante piazze d'Italia e del mondo, gli studenti si sono mobilitati per discutere sul clima, sull'effetto serra, sulla desertificazione, sulla graduale riduzione dei ghiacciai e dell'acqua. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Se le acque, la terra e l'aria continueranno a subire ogni forma di inquinamento, il pianeta è destinato a soccombere. Importante è informare, conoscere a fondo il problema, capire che chi governa deve fare scelte consapevoli. È una rivoluzione copernicana, una questione culturale, ma è la priorità in agenda, perché averne consapevolezza è strategico e non è mai troppo tardi. I consumi vanno bene, che noi possiamo irresponsabilmente continuare a consumare perché tanto non succederà niente, che è molto di tendenza consumare, fare delle scelte che vanno a danno dell'ambiente. È necessario modificare questa cultura, perché il nostro immaginario è stato colonizzato dalla pubblicità. Quindi per reagire a questi messaggi che ci inducono a consumare e a non rispettare l'ambiente, è necessario conoscere i rischi che corriamo e farci carico delle responsabilità. Lei parlava di effetto serra, parlava di tante negatività che spesso però si sente dire anche da molti giornalisti, molti scrittori, che queste sono favole. Più del 97% della comunità scientifica riconosce, e poi noi abbiamo esperienza anche diretta, ci accorgiamo che quando piove non piove più allo stesso modo, che le bombe d'acqua, gli eventi estremi sono più frequenti. Poi ovviamente c'è qualcuno in buona fede che la pensa diversamente, ma molto più spesso invece ci sono interessi legati a stabilizzare questo sistema economico. Cioè chi oggi ci guadagna da questo modello economico non ha interesse a cambiare, quindi ci sono mezzi di stampa, ci sono anche organizzazioni che veicolano messaggi sbagliati. Noi addirittura abbiamo dei leader politici mondiali che affermano che il mutamento climatico non c'è, anzi è bene che ci sia più caldo perché talvolta fa freddo. Queste sono dichiarazioni irresponsabili che servono solo a gratificare le lobby dei combustibili fossili. Assieme alla globalizzazione si è affermato il liberismo selvaggio, per cui l'unico valore consiste da rispettare è il guadagno e gli altri valori sono passati in secondo piano. Il messaggio positivo è quello di oggi, secondo me, il fatto che questi ragazzi che avrebbero potuto tranquillamente fare altro, andarsene a passeggio per il paese per esempio, siano rimasti qua dentro a voler sentire. Cioè significa questo che c'è un'attenzione, che qualcosa si sta muovendo, probabilmente non è ancora sufficiente, ma si parte da qui. Abbiamo deciso di partecipare comunque vedendo quella ragazza, abbiamo preso ispirazione da lei e soprattutto perché riteniamo sia giusto che si faccia qualcosa per il nostro futuro. Abbiamo una ragazza che parlava di questa cosa e poi abbiamo deciso di fare questo, cioè di venire a parlare qua. Sì, abbiamo intenzione di fare dei convegni nella nostra scuola, magari viene qualcuno a parlarci di questa situazione.